I populisti in tutti questi lunghi mesi hanno continuato a vagare per gli ameni paesaggi lucani. Chiedono coi forconi tra le mani la testa della creatura nata dagli esperimenti del governatore Von Pittella. Loro tutti uguali! Ce l'hanno il loro sangue! Non possibile evitarlo! Questi scienziati sono tutti uguali! Dicono che lavorano per noi, ma verità è che loro vogliono governare molto! Questi populisti stanno scandagliando in lungo e in largo le paludi potentine alla ricerca del governatore che, secondo voci accreditate, sarebbe ormai libero dal suo esilio e avrebbe intrapreso un lungo viaggio di ritorno al suo castello. Non sarà facile farvi ritorno. Von Pittella dovrà infatti guardarsi bene dai tanti nemici pronti ad ostacolare il suo cammino. Non solo i populisti coi forconi in mano, ma ad attenderlo c'è anche la terribile e temibile Frau Carmen. Frau Carmen, che ora chiede l'aiuto del governatore dei governatori contro le leggi elettorali del regno promulgate nel frattempo dagli amici, si fa per dire, di Von Pittella. Il giovane non più giovane La Corazza e Vito l'antico santo Arsiero. Ma Von Pittella dovrà guardarsi bene anche da un'altra insidia che nel frattempo si è posta sul suo cammino. Viene da destra la sinistra e cinica alleanza. Scusate, viene da sinistra la destra e cinica e civica alleanza. Insomma, volevo dire la civica, sinistra, cinica e destra alleanza rappresenta più una speranza. Speranza che viene da sinistra, ma non è poi così sinistra, perché vuol farsi rappresentare da una cinica, da una civica destra. Insomma, mi chiarisco le idee e riprendo il racconto un'altra volta. Alla prossima.